Wrestling. Ciao a tutti con le pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo primo episodio di questa nuova serie. Questa nuova serie credo che sostituirà tutte le serie del sabato, perché si tratta di Pokémon e a voi Pokémon piacciono. È un altro gioco meglio di Pokémon Legend, che era meglio di Pokémon Go, quindi automaticamente meglio di Pokémon Go. Questo, ragazzi, è il miglior gioco di sempre dei Pokémon. È un RPG multiplayer open world. Cioè, non possiamo costruire le nostre cose, però andiamo in giro nel mondo a catturare i Pokémon. È una figata pazzesca, è come avere il Game Boy nelle nostre mani e averlo fatto multiplayer. Io infatti chiedo, ora vi dico in che server comincio la partita, perché inizierò una nuova partita su un altro server, e chiedo a tutti voi di venirmi ad aggiungere, entrate nel server, io vi do link in descrizione, il download dell'applicazione, venite a scaricatevi il gioco, lo trovate anche sull'Android Store, però potrebbe avere dei problemi l'applicazione che trovate sull'Android Store, allora dovreste andare sulla pagina Facebook del gioco, trovare l'applicazione, eccetera eccetera, ve la do io qui nel... qui sotto, quindi tranquilli, potete scaricarla da qui. Se si dovesse non funzionare più il link, mi avvisate e io ve lo aggiorno. Detto questo, ragazzi, venite a cercarmi, giochiamo insieme e iniziamo subito una nuova partita in questo gioco che, mamma mia, ragazzi, io ci ho giocato, è bellissimo. Allora, innanzitutto, ecco, vedete, sono un livello 21 nel server Oddish. Però Psoyoyoi, server Psoyoyoi o manca i server Psoyoyoi. Oh my god. Allora, vedete, io vi consiglio di entrare il prima possibile, perché se i server diventano full, ragazzi, non riuscite più ad entrare. Se il server Psoyoyoi o manca i Psoyoyoi, no, ragazzi, Psoyoyoi normal, ok. Allora, io comincio il gioco. Vi dico anche un'altra cosa, abbandono Pokémon Legend almeno per il momento, perché, ragazzi, è veramente ingiocabile, è uno stress, mi crasha ogni 20 secondi, è una rottura di palle, cioè non è sopportabile proprio. Invece questo qui è proprio tranquillo. Ok, che mi dai, Pikachu? No, veramente mi dai Pikachu? Ah, mi sembrava strano. Allora, ci scegliamo il nostro personaggio, nickname Mami Didi, quindi, ragazzi, mi troverete come Mami Didi. Richiedetemi l'amicizia, perché ci possiamo, oltre che sfidare, che sarà molto divertente fare delle sfide con voi, ci possiamo inviare l'energia, ed è molto utile per sfidare gli allenatori, quindi fatelo. Create role. Ecco, vedete, inizia proprio come nel gioco classico. Io posso scegliere i miei tre starter: Bulbasaur, Squirtle e Venusaur. Squirtle, Bulbasaur, Squirtle, Venusaur, Charmander. Allora, vi dico una cosa: nella scorsa partita ho scelto Charmander perché è quello un pochino più equilibrato. Però effettivamente Bulbasaur, se non sbaglio, è quello che ha più HP. Sì, mi sa che quello che ha più HP, esatto, però è a più difesa, mentre Squirtle è quello che dovrebbe avere meno HP, però più velocità? No? No, Squirtle che cazzo c'ha, Squirtle? C'ha più difesa, ma meno HP. Bulbasaur c'ha più HP, ma è più intelligenza. Oh mio Dio, mi chiamano. No, ragazzi, scelgo di nuovo Charmander perché il più equilibrato ci aiuterà molto nell'inizio e in early games. Quindi cominciamo questa avventura. Ci vediamo dall'altro lato. Ragazzi, vi ho spostato la webcam perché altrimenti vi copro una parte che è abbastanza importante di questo gioco, ovvero la mappa in alto a destra. In basso a sinistra vedete subito che mi hanno sfidato. Che succede? Perché? Ah, Challenge. Perché si muove Challenge? Comunque, ragazzi, c'è una primissima fase di tutorial, dura molto poco. Dopodiché, sì, è vero, ci porterà in maniera guidata alle sfide, però è una cosa che possiamo anche saltare, possiamo andare dove cazzo vogliamo.
Allora, vediamo il professor. Andiamo dal professor Rock. Qui siamo nella città iniziale. Quindi ora ci spiegherà un po' di cosette. Ciao, professor Rock! Come cavolo stai? Sì, voglio viaggiare col mio Pokémon preferito! Ok, ci ha già dato i primi soldi. Bravo! Siamo arrivati già a livello 2. Ecco ragazzi, mi sta facendo salire l'energia totale. Questa è l'energia che ci serve per sfidare gli allenatori. Gli SP invece ci servono per picchiare i Pokémon fondamentalmente. Sì, è un nuovo trainer. Oh, benissimo. Amici, c'è già un amico, ma cosa? Capsule. Ah, benissimo, anche qui ci sono le capsule. Come potete vedere, ogni giorno ci dà un tiro gratis in questa capsula qui, che di solito ci dà le cose più merdose e si possono comprare. Oh, ci ha dato una Pokéball, buono. E poi un tiro gratis anche in quella più avanzata, dove se siamo fortunati troviamo un Pokémon. Vediamo. Che culo, bellossom, bellossom. Qui possiamo vedere le sue statistiche, però non ci fa fare un cazzo, lo dobbiamo prendere, è utile. Ok, grazie, grazie per il Pokémon. Ok, mo che cazzo mi fai? Ah, ok, dobbiamo mettere il Pokémon ovviamente nella squadra. Qui abbiamo una squadra di 6 Pokémon, quindi come il gioco normale. Allora, se sentite ogni tanto laggare l'audio, è normale, l'applicazione ogni tanto lagga solo l'audio però. Allora, mettiamo nell'inventario, diciamo, il nostro Pokémon e così ce l'abbiamo. Ok, dove ci mandi? Ci mandi a sfidare Gary? Ok. Combattiamo. Ti massacro di botte, lo sai? Perché ho 2 Pokémon che sono fortissimi. Mamma mia, Eevee di livello 1. Signori. Ok, gli do ho capito. Scambio i Pokémon. E bag, vedo la bag. Ok, devo. Sì, ho capito. A prova di mongoloide sto gioco. Ci sanno giocare tutti i Pokémon. Sapete giocare ai Pokémon? Scrivetemi hashtag ci so giocare se ci sapete giocare. Se non ci sapete giocare, ragazzi, è meglio che vi astenete, perché potrei diventare cattivo. Intanto questo piccolo animaletto da compagnia è morto, e quindi io l'ho massacrato di brutto. Ok, ci vediamo la prossima volta. Ciao, stati bene. Oh, 10.000, buono. Sì, vabbè, andiamo avanti. Sì, vabbè, devo andare dai miei amici Pokémon, che è successo? Perché lo devo curare? Non voglio curarlo. No, non voglio consumare. Maledetto. Mi ha fatto consumare. E io posso farmi seguire da tutti i Pokémon che ho nell'inventario. Non devo aspettare il livello 10 come nell'altro gioco. Quindi ora ci faremo seguire dal nostro Charmander e andiamo avanti. Ok, ci dice di andare nella route 1. Quindi ragazzi, è proprio come il gioco dei Pokémon. Ci sono le varie route, ci sono le varie palestre in cui andiamo a catturare, cioè a prendere le nostre medaglie. E c'è il multiplayer. Oh sì, sono molto eccitato. Vedi che ti massacro di botte se mi sfidi, te lo dico. Eh sì. Allora, ci dice di andare nell'erba e di catturare un Pokémon. Ok, che se non ricordo male, visto che siamo nel tutorial, è un Pidgey. Ok. Mi sa che ce lo fa catturare Mi sa che ce lo fa catturare così. Allora, ok, gli do una mazzata e poi mi dici di tirare la Pokéball, giusto? Send attack, vabbè. Beh, così, subito a Pokéball. Vabbè, sì, abbiamo la Novice Ball. Vai, catturami sto Pidgey. Grazie, molto gentile. Al quarto gnignè. Quindi ricordate, al quarto gnignè è catturato. Se non arriva al quarto gnignè, non è catturato. Cose che capitano anche ai migliori, ragazzi. Mi dispiace. E guardate, il nostro Pokémon è contento perché abbiamo catturato un Pidgey. Ok, ora andiamo da questo qua e gli regaleremo sto Pidgey del cazzo. Tieni, prenditelo a cagare. Però ci dà 5 Pokéball e 5 Great Ball, che devo dire che non è proprio una cazzatina. Ok, vi ricordo una cosa. Se noi siamo di livello 5, i nostri Pokémon potranno arrivare massimo a livello 5. Ve lo sto spiegando perché noi possiamo anche far allenare i Pokémon mentre non siamo online. E vi farò vedere come si fa. È troppo bello sto gioco, ragazzi, è troppo bello, troppo bello. Ok, ciao, testa di cazzo. Ti voglio menare, posso menarti? Vedete, ogni tanto si sente laggare il suono. Però, voglio dire, una cosa accettabile. Allora, il nostro Charmander, non mi ricordo a che livello, dovrebbe guadagnare... questa è brutta, eh! Bam!
Sei morto. Mi dispiace tanto. Io vi consiglio di fare subito tutti gli allenatori, perché vedete, vincete un sacco di soldi, fate un sacco di esperienza e vi dà un sacco di oggetti e avanzate subito velocemente. Arrivate a livello 7, sbloccheremo il simulatore per allenare i nostri Pokémon. Allora, vi faccio vedere, questo è il livello 4 e questo è il livello 5. Una cosa che non ho ancora capito è se io, allora, per esempio, qua, vedete, qui c'è il mini joystick. Noi possiamo catturarci i Pokémon che sono selvatici e ci possiamo muovere con sto mini joystick da tablet, è una figata. Allora, questo è di livello 5, però utilizziamo questo Pokémon qui perché abbiamo lo stun spore, quindi ce lo stunniamo e belli tranquilli ce lo catturiamo. Ho capito una cosa, che se il livello dei nostri Pokémon è troppo alto rispetto a quello del Pokémon avversario, il nostro Pokémon, anche se vince, non cattura una beneamata, non guadagna esperienza. E ci può stare, perché tipo se facciamo allenare un Pokémon di livello 10 contro i Pokémon di livello 3, ci sta che non guadagni esperienza, sono delle merdine. Sì, però, frate mio, che cavolo. Continua a missare. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ma sei un imbecille? Guardalo! Ma sei veramente un cretino? Guardate sta cosa figa. A destra, in qualche modo, Pidgey ci sta dando dei malus. Mi vengono elencati i malus e a quanto stanno i malus. È una cosa molto figa. Inoltre, se vedete vicino alla barra degli HP in alto a sinistra, c'è una lettera. Questo mi indica la rarità del Pokémon. Quindi se trovo Pokémon rari, passeremo dalla lettera D alla lettera C, alla lettera B, alla lettera A, alla lettera S o alla stella se sono shiny, fondamentalmente. Questo qua continua a farmi diminuire gli hit. Vabbè, io praticamente non gli faccio più un cazzo. Hai rotto i coglioni, pigi di merda, uccello del cazzo. E che cavolo. No, non gli sto facendo niente, ragazzi. Spero di riuscirgli a fare un cavolo. No. Continua a missarlo? Vabbè, si è bloccata a 6 hit. Che cavolo. Allora, mi sono rotto. Mo' gli do ammazzate con Charmander. E qua. Ah, ti permetti pure? Ecco. Lo sapevo. Massacrato. Sei un imbecille. Pokémon stupido. Quando noi sconfiggiamo un Pokémon, anziché guadagnare gli EV, guadagniamo quegli oggettini che vi ho fatto, che avete visto prima, che è comparso, e io ho premuto ok. Quindi è esattamente la stessa cosa, solo che in questo modo possiamo scegliere noi a chi dare quegli oggettini e quindi fare le V-training come cavolo ci pare a noi. Ti prego, stunnalo. Stunnalo. Ma perché lo missi? Ma sei un imbecille sto Pokémon scemo. Stunnato! Oddio, signori, l'ho stunnato! Allora, mo vai de Charmander, gli tiri una manata e vediamo di catturare il primo Pokémon. Anche perché catturando sto Pokémon completiamo il quadro. Perché ogni quadro ha un tot di Pokémon. Ecco, sta scansando pure questo. Ha un tot di Pokémon da catturare di diverso tipo. Allora, se li avete catturati, bene, potete completare il quadro. Se non li avete catturati, non potete fare un cazzo. Se li avete catturati, ragazzi, vi dà veramente dei buoni reward. Quindi è una buona cosa farlo. Ok, grazie Pidgey, che mi stai diminuendo il mio attacco in modo che ti faccio male e ti riesco a catturare meglio. È rischioso questo colpo. Lo facciamo con Bellossom. Vieni qua, Bellossom. Se sapete di chi è l'evoluzione di Bellossom, cioè voglio sapere il Pokémon da cui inizia lo stadio di evoluzione di Bellossom, fatemelo sapere nei commenti, scrivetemelo nei commenti e vediamo chi è il più bravo e che... Non andate a cercare su internet, se lo sapete ditemelo, se non lo sapete, cioè, non lo scrivete, ok? Dai, che catturiamo il nostro primo Pokémon. Il nostro primo Pokémon? Il nostro primo Pidgey? E forza, il 4 gnignignè? Sì, abbiamo catturato Pidgey! Possiamo vedere qua le sue statistiche. Non ci capisco un cazzo. Cioè, vabbè, per me una vale l'altra. Quindi, in questo momento, vi dico che ci sono gli EV, in questo caso. Infatti, è importante vedere anche le caratteristiche. Però, per il momento, ce lo pigliamo. Com'è, va bene così. E andiamo avanti nella nostra avventura.
Olè, ragazzi, il nostro Charmander è arrivato al livello 7 e abbiamo imparato Braciere. Con Braciere veramente gli spacchiamo il culo ai mostri di questo, di questa prima route, perché c'erano tutti coleottero, tutti d'erba. Ecco perché ho voluto prendere Charmander. Io lo sapevo un pochino, cioè avevo giocato l'altra partita. Un pochino lo sapevo. Comunque ragazzi, abbiamo quasi finito la prima route, siamo per arrivare alla fine e ci prendiamo il nostro premio per aver completato non solo la route, quindi con gli allenatori tutti battuti a 3 stelle, ma per aver completato anche tutti i Pokémon che potevamo trovare in questa route. Vi faccio vedere subito come. E rieccomi qua. Se vedete in alto a destra potete cliccare sulla mappa e andare sul Regional Pokédex. Cliccando sul Regional Pokédex vi fa vedere tutti i Pokémon in che orari potete trovare in quell'area. In questo caso si poteva trovare solo i Pidgey, quindi uno di uno l'ho catturato. Avendolo catturato ho diritto a questo reward, che non è niente male ragazzi. Cioè 5 Ultra Ball, 10 Great Ball, un pezzo di Master Ball. Dobbiamo comporre la Master Ball, ce ne vogliono 50 per farla. Però 30.000 mone, 50 smeraldi e 5 caramelle, che direi che non è per niente male. Non solo, abbiamo completato anche tutti i trainer, quindi andiamo su trainer e ci prendiamo pure il reward per aver completato con tutte le stelle, quindi 15 stelle, e ci prendiamo un bordello di reward. Questo sarà molto prezioso più in là. Io completo questo episodio mandando i miei Pokémon ad allenare. Anzi no, non li alleno ragazzi, se no col cazzo che riesco a catturare i Pokémon nella prossima route. No, io chiudo qui, ci vediamo nel prossimo episodio. Fatemi sapere se vi piace questo gioco, aggiungetemi per... Ehi, a Pokéball, dammi la Pokéball, dammi che cosa hai trovato là. Buono, una Great Ball, grande. Aggiungetemi, sono Mamid, vi ricordo, server Psyduck, server 23 se non sbaglio. Link in descrizione per l'applicazione. Scaricatela, giocateci su tablet, su smart, dove cavolo volete. Mi potrete anche scrivere messaggi se mi aggiungete come amico. E io sono molto felice di poter giocare con voi. Magari potreste venire anche in qualche video, chi lo sa. Ci vediamo nei prossimi video. Lasciate un like, commentate, condividete il video se vi è piaciuto. Se siete arrivati fino a qui, viva la... No, potrebbe essere frente... Viva Charmander. Viva Charmander, va bene. Hashtag viva Charmander se sei arrivato fin qui. Ciao, ci vediamo al prossimo video.